Consigliere Abate ha chiesto di intervenire, prego, ne ha facoltà. Consigliere Abate, grazie alle sue sollecitazioni voglio rappresentare che la ditta ha risolto tutti i problemi per quanto riguarda lo streaming, siamo riusciti anche a ripristinare il timer così non dobbiamo stare con l'ansia di controllare il tempo e abbiamo ordinato le due nuove telecamere che presto arriveranno. L'abbiamo fatto sul MEPA, quindi dovremmo aspettare i tempi del MEPA solo per quello. Ecco. Glielo dicevo solo per quello. Prego, ne ha facoltà. Allora, intanto mi fa piacere, le mie sollecitazioni non erano, come dire, pretestuose, ma derivavano da una esigenza di pubblicità, di pubblicizzare alla comunità, alla collettività tarantina i lavori del Consiglio Comunale. Ben venga quindi, diciamo, questo perfezionamento dei servizi. Ma intanto preliminarmente devo notare una situazione che si è incancrenita e che si ripete sistematicamente e puntualmente. Il Consiglio Comunale è la massima assise cittadina rappresentativa dei tarantini che ci hanno deputati a rappresentarli, ma sistematicamente noto che il sindaco Melucci diserta l'aula e insieme a lui disertano anche numerosi consiglieri, se non vedo male, numerosi assessori. Se non vedo male, l'unico assessore, anzi non ci sono più assessori. O sbaglio? Come è? L'assessore Marti. Cioè. Dico, tranne l'assessore Marti non c'è più nessuno. Però ho giustificato l'assenza del sindaco per motivi personali, così come però, il consigliere Vietri. Però tutti gli assessori, capisco i motivi personali, però sistematicamente... Il vice sindaco è fuori per... ho capito, e non so, attività istituzionale. Capisco, però voglio dire, una rondine non fa primavera, ma tante rondini sì, cioè... Mi sarei aspettato su, non so quanti sono, 8-9 consiglieri, 9-8-9 assessori, almeno qualcuno in più rispetto al singolo assessore Marti. Io la interpreto come una mancanza di rispetto nei confronti della massima assise cittadina, quasi il Consiglio Comunale per l'amministrazione Melucci sia un peso. E in questo senso anche il fatto che in buona sostanza noi... percepiamo e veniamo a conoscenza di atti appunto amministrativi anche importanti rispetto ai quali anche noi come opposizione saremmo disponibili a votarli ove mai siano appunto per il bene della collettività, noi veniamo tagliati fuori e come detto poc'anzi evidentemente cioè noi apprendiamo dalla stampa una serie di scelte dell'amministrazione comunale che poi possiamo condividere o meno come consiglieri, ma intanto dobbiamo essere informati e notiziati. Questo vale per l'opposizione, ma vale anche paradossalmente per la maggioranza. In merito al punto in questione, io esprimo variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, la ratifica della deliberazione di giunta, la 56 del 2022, io esprimo parere favorevole perché si tratta comunque di fondi derivanti dal PNRR che comunque portano beneficio alla collettività e quindi questa è la riprova che la mia non è certo una opposizione come dire distruttiva, il mio non è il partito del no. Nel momento in cui ci sono delle possibilità di fondi, di accesso ai fondi per la collettività, ben vengano, però c'è anche da dire che si nota una contraddizione, se da un lato questi fondi entrano, dagli altri fondi verranno impiegati in maniera, a mio avviso, non idonea, che rappresentano o potrebbero rappresentare un ulteriore spreco di denaro pubblico, delle risorse, di risorse pubbliche. Penso al ventilato Sail GP, che non bastavano i 3,5 milioni di euro scialacquati nella precedente amministrazione, nella precedente consigliatura, perché parliamoci chiaro,
al di là del ritorno economico derivante dagli addetti ai lavori, dalle spese appunto per gli addetti ai lavori, tutto sommato come flussi turistici siamo ai minimi termini. Gli alberghi e i ristoranti non si sono certamente riempiti per questo flusso del 6GP, si saranno riempiti per 200-300 addetti dipendenti. Non facciamoci ingannare dalla rotonda del lungomare piena, perché la gente andava, vedeva, andava al bar, si prendeva il caffè e poi tornava a casa, dormiva nelle proprie case e pranzava nella maggior parte dei casi nelle proprie abitazioni. Quindi alla fin fine il ritorno economico non c'è stato, a fronte di un impiego cospicuo, faraonico di risorse pubbliche. Puntualmente il film starebbe per ripresentarsi. Quindi concludo il mio intervento evidenziando il fatto che, ripeto, su questo punto io esprimerò parere favorevole, però attenzione, perché le risorse pubbliche ben venga quando entrano, ma saremo molto ma molto vigili anche nelle uscite. Grazie consigliere Abate.